C'è un antico Vangelo apocrifo che si chiama L'estasi delle cose ed è particolare perché la nascita di Gesù vista da San Giuseppe, e ci sono già dall'inizio dei riferimenti che sembrano ufologici. Per esempio, molte persone che hanno visto degli UFO, soprattutto degli UFO triangolari, hanno raccontato il blocco totale del tempo, no? Come se un filmato fosse messo in quel momento in fermo immagine. Ebbene, la stessa narrazione la troviamo proprio al momento della nascita di Gesù, perché questo testo dice: E io Giuseppe camminavo e guardai su nell'aria e vidi l'aria colpita da stupore, e guardai la volta del cielo e la vidi ferma, e gli uccelli del cielo immobili, no? Sospesi per aria. Guardai la terra e vidi degli artigiani giacere attorno a un vassoio e sul vassoio le loro mani sospese, e quelli che stavano masticando non masticavano, quelli che prendevano il cibo non l'alzavano dal vassoio. E quelli che lo stavano portando alla bocca non ce lo portavano, e i visi di tutti erano rivolti a guardare in alto. Ed ecco delle pecore che venivano spinte innanzi si fermarono d'un tratto, e il pastore levò la mano per percuoterle, ma la sua mano restò ferma per aria. E guardai alla corrente del fiume e vidi le bocche dei capretti poggiate sull'acqua che non bevevano. In quel momento tutte le cose si sono fermate, timorose, nel più gran silenzio. Sono cessati i venti rattenendo il loro soffio, nessuna foglia d'albero si è mossa più. Più non si è udito rumor d'acqua. Questa è una cosa che mi ha raccontato anche un testimone di un avvistamento di UFO triangolare. Non scorrevano i fiumi, né fluttuava il mare, e tutte le fonti tacevano. Non è più risuonata voce d'uomini, e c'era un silenzio profondo. Lo stesso polo celeste in quell'istante ha arrestato il suo agile corso. La vicenda delle ore si è interrotta. E non è questa l'unica cosa che è stata riferita. Comunque è molto simpatico questo testo, che riferisce di un blocco totale delle cose. Non è un Vangelo apocrifo dei tempi antichissimi, perché l'estasi delle cose è stata poi riferita in tempi più recenti, probabilmente di epoca medievale, in quella che è considerata la patristica dei santi, no? Quindi tutti i santi che hanno operato cose miracolose, e questo è riferito come a San Giuseppe. Però probabilmente la fonte originale era un Vangelo apocrifo perduto, perché in altri testi si viene a sapere di queste cose che si sono bloccate tutte, quindi persone, animali, la stessa natura che si è bloccata all'istante. Sarebbe interessante sapere da dove i commentatori cattolici, padri della Chiesa, piuttosto che compilatori delle cronache dei santi, abbiano attinto a queste cose, perché noi il sospetto molto forte ce l'abbiamo. Quando ancora il Vaticano non aveva provveduto a far scomparire i Vangeli apocrifi, alcuni uomini dotti erano riusciti a leggere le varie versioni che comunque erano custodite nella Biblioteca Vaticana. Perché, per esempio, oltre al fatto dell'intera natura, l'intero mondo che si blocca al momento della nascita di Gesù, sempre nella stessa raccolta di testi, c'è un'altra visione molto più recente, alla voce Altri prodigi, dove è scritto: Mirabile il fatto che la natività di Cristo si sia manifestata attraverso tutte le creature, dalle pietre agli alberi, alle erbe, agli animali, agli uomini, fino agli angeli che sono la sommità del creato. E a un certo punto il commentatore comincia a citare padri della Chiesa. Dice Bartolomeo che quella notte le vigne di Eugardo fiorirono e che i loro frutti maturarono e produssero vino. Inoltre Papa Innocenzo III afferma che a Roma una fonte d'acqua gettò all'improvviso gran coppia d'olio fino a sboccare nel Tevere, secondo quanto aveva profetato la Sibilla quando disse: Sorgerà una fontana di olio e nascerà il Salvatore. Ora è chiaro che questi commentatori hanno fatto un gran pasticcio fra passato e presente, fra la nascita presunta di Gesù e i vari 25 dicembre, perché Innocenzo III chiaramente è un personaggio relativamente recente, non certo dell'epoca di Gesù. Interessante però che fra i prodigi che vengono riferiti
Ce n'è uno e leggiamo: nello stesso giorno apparvero dall'Oriente tre soli che si formarono, pardon, poi un unico astro quasi a simboleggiare l'unità e la Trinità di Dio. E poi ancora anche gli animali sensibili manifestarono la nascita di Gesù. Giuseppe, partendo per Betlemme, aveva portato secco un bove, forse per venderlo, aveva anche un asino, eccetera. Miracolosamente, tanto l'asino che il bue riconobbero nel fanciullo appena nato il loro signore, si inginocchiarono e lo adorarono. Per questo molti presepi sono fatti con questo genere di raffigurazione. Il presepe si ritiene sia stato inventato da San Francesco, quindi siamo nel Medioevo. Ebbene, in alcuni presepi si vedono proprio il bue e l'asinello che si stanno genuflettendo. Ora, questi racconti di questo Vangelo apocrifo, però di epoca medievale, vengono riferiti, o quantomeno fanno riferimento, alla figura di Papa Innocenzo III, che è vissuto fra la fine del 1100, 1160 per la precisione, e i primi secoli del 1200, quindi siamo in pieno Medioevo. Innocenzo III fu più un papa guerriero che non un letterato, ma proprio il fatto di essere guerriero chiaramente gli permetteva di andare poi a razziare là dove c'erano dei beni. Fra i tanti beni c'erano anche i Vangeli apocrifi che la Chiesa teneva ben chiusa sotto chiave. Fra le tante cose, in questa raccolta di resoconti di santi, non sappiamo quanto di fantasia, però comunque indubbiamente curiose, perché, torno a dire, alcune cose probabilmente erano rubacchiate da Vangeli apocrifi, altre che sono chiaramente ufologiche, potrebbero essere stati fenomeni visti all'epoca e riletti in chiave mistica. C'è per esempio la storia di Santa Marina di Antiochia, che a un certo momento viene minacciata da un soldato che voleva ucciderla, e in questo testo leggiamo: venne Cristo dal cielo accorrendo con i suoi angeli attorno a quelle spoglie, e 12 di questi presero la testa della martire, che era stata decapitata da questo soldato, e la portarono al Signore. Le nubi, a un cenno di Dio, scesero dai monti mentre gli angeli cantavano a voce spiegata. Ecco, è qui che abbiamo un indizio, perché il discorso delle nubi che vengono mandate quasi come dei taxi per portare via le persone, gli angeli, piuttosto che i santi, eccetera, si trova proprio nei Vangeli apocrifi antichi, quelli non riconosciuti, dove addirittura in alcune parti si arriva persino a dire: ti mando una nube. Ecco, allora questo è interessante, perché in questa storia particolare troviamo ancora dei riferimenti che sono ufologici, perché la nube che arriva e porta via, ovviamente nel testo c'è anche il transito della Beata Vergine Maria, che ha fatto scorrere fiumi e fiumi di inchiostro, il fatto che la Madonna sarebbe stata portata via da questi angeli, a loro volta a bordo di nubi. Ufficialmente tutte queste narrazioni sono leggende cristiane, vengono definite leggende cristiane. C'è stato addirittura un autore, Idilio Dellera, che ne ha raccolte parecchie, soprattutto in un contesto senese. Ma torno a dire, l'aspetto importante di queste cose è che sono state comunque ricavate da letteratura precedente, e molte di queste, se si va a togliere l'aspetto mistico, meraviglioso, religioso, se non sono ovviamente racconti di pura fantasia, sono state tratti, ed è questa in realtà la spiegazione reale, da testi apocrifi e gnostici che la Chiesa non voleva divulgare, ma alla quale comunque in qualche modo ha attinto per veicolare comunque certe narrazioni che non si potevano chiaramente portare al grosso pubblico, come altre Bibbie che non erano comunque riconosciute, peggio ancora che erano nascoste. Tutto questo ci fa riflettere, non soltanto per le informazioni che sono state censurate nel corso dei secoli, ma proprio perché molti di questi episodi, le nubi che arrivano e portano via gli angeli piuttosto che la testa della martire, animali e uomini che si bloccano all'istante in un dato momento e quant'altro. Ebbene, tutte queste cose sembrano avere dei precisi riscontri ufologici, il che ci induce a pensare che comunque qualcosa anche in passato era già stato visto e ovviamente è stato interpretato in maniera differente, o addirittura volutamente falsato, perché non si pensasse a cose che potevano andare contro la dottrina cristiana.